Sicuramente molti di voi avranno bisogno di un computer, che sia per uso lavorativo o professionale o per svago personale o gaming, ed è sempre facile cadere nella trappola dei preassemblati, che sono dei computer spesso molto costosi e che hanno dell'hardware scadente all'interno, o meglio non rapportato al prezzo di vendita. È sempre difficile scegliere le componenti da mettere all'interno del computer, scegliere il case, il processore, la scheda madre, scheda video e tutto il resto. Vediamo in questo video la configurazione che sono andato a realizzare per uso lavorativo e soprattutto come andiamo a montare tutti i componenti all'interno del case. Vedrete che risulta essere più facile di quanto pensate. Prima di procedere voglio darvi qualche consiglio. Innanzitutto non dobbiamo assolutamente accumulare elettricità statica sul nostro corpo. Per fare questo possiamo toccare oggetti metallici oppure effettuare l'assemblaggio con l'alimentatore inserito per primo, con il cavo collegato alla spina di corrente, ma spento, così scaricherà solamente l'elettricità statica che si accumulerà intorno al case. Ovviamente non siate spaventati da questa cosa, di certo non si romperanno le componenti anche se non eseguite tutti questi passaggi, però prevenire è meglio che curare. Può sembrare una cosa banale, ma fornitevi di ottimi cacciaviti. Spesso vengono utilizzati cacciaviti di pochi euro e può succedere che le viti si vadano a rovinare oppure che l'assemblaggio risulti difficoltoso. Per l'assemblaggio di questo computer ho scelto di realizzare una configurazione micro ATX composta da un case Fantex Metallic Gear Neo Micro con pannelli laterali in vetro temperato, dalle linee molto pulite e con alcuni particolari che colpiscono. Ha due porte USB e due jack audio sul lato sinistro, oltre che il supporto per radiatori fino a 240 mm sul frontale ed una ventola da 120 mm preinstallata. È possibile da installare anche sul retro. Le cure di posta nella costruzione di questo case saltano subito all'occhio. Il feedback del tasto di accensione è deciso e premerlo è davvero un piacere. Lo studio della sezione per il cable management è davvero eccezionale, con delle strip preinstallate così da evitare fascette o altro. La configurazione si basa su un processore Intel, un i5-7500, montato su scheda madre MSI B250M Mortar. Due RAM da 8 GB DDR4 HyperX Fury e una scheda video Gigabyte GTX 1050 Ti, memoria SSD M2 Samsung 970 EVO da 250 GB ed un hard disk da 1 TB Seagate. L'alimentatore è un Thermaltake Smart SE da 630 W semimodulare, mentre a raffreddare la CPU vi è un Arctic Freezer 33 Export One che ho già provato sulla mia configurazione. Iniziamo col fissare le componenti più piccole sulla scheda madre. Per andare comodi, consiglio di poggiarla sul suo cartone senza mettere al di sotto la busta antistatica, dato che trattiene proprio all'esterno l'elettricità statica. Innanzitutto apriamo lo slot che andrà ad ospitare il processore, facendo una piccola pressione e spostando la levetta verso destra. Prendiamo il processore e lo posizioniamo nello slot, avendo cura nel far combaciare il triangolino posto in uno dei quattro angoli del processore con quello del socket. Una volta appoggiato, richiudiamo lo sportellino metallico, scelta vostra se togliere prima o meno la cover in plastica, che salterà ugualmente via da sola. Poi procediamo con il richiudere la levetta di sicurezza. Passiamo poi ad installare le RAM. Apriamo per prima i due ganci, superiore ed inferiore, di ogni slot. Ci assicuriamo di star posizionando le RAM nella maniera giusta. In genere la scritta del marchio va sempre a destra. E facciamo una leggera pressione, fin quando non sentiremo i due click dell'avvenuto aggancio. Dopo aver messo le RAM, installiamo le SSD di tipo M2. Essendoci memorie di diverse lunghezze, spostiamo prima sulla scheda madre il perno all'interno del quale andrà avvitata la vite che fisserà le SSD in base alla lunghezza del nostro. Poi inseriamo la memoria nello slot ed infine con una piccola vite la fissiamo alla scheda madre. Una volta fatte queste due operazioni, consiglio di installare il dissipatore sul processore, cosa che potete fare sia prima di montare la scheda madre all'interno del case che dopo, in base a come vi trovate meglio. Per installare il dissipatore seguiamo le istruzioni presenti sul manuale di esso, dato che il montaggio varia in base ad altri modelli. In questo caso ho fissato le due staffe al dissipatore, rimuovendo prima la ventola. Posizioniamo il backplate del dissipatore sul processore. Mettiamo un chicco di riso di pasta termica ed infine poggiamo il dissipatore, avvitando prima le quattro viti in maniera lenta e poi le stringiamo poco alla volta, in modo che la pressione risulti abbastanza uniforme sulla pasta termica. Finito questo, possiamo collegare il connettore della ventola sullo slot CPU fan.
Una volta installato il dissipatore, possiamo passare al case. Installiamo prima di tutto la mascherina nella scheda madre, posizionandola dall'interno. E poi adagiamo la scheda madre al case, prestando attenzione a far combaciare tutte le porte sulla mascherina e i fori con le rispettive viti che andremo ad avvitare una alla volta in posizione. In base alla costruzione del vostro case, consiglio adesso di installare gli hard disk, dato che potrebbe risultare difficile una volta posizionato l'alimentatore, dato che questi vanno installati vicino ad esso. A questo punto non resta che installare l'alimentatore. In questo modello tutti i cavi di alimentazione, di scheda madre e processore sono già di serie, ma essendo modulare dovremmo noi collegare a parte il cavo per alimentare gli hard disk e il connettore per la scheda grafica. Una volta fatto ciò, inseriamo i cavi all'interno dello slot dell'alimentatore, installando poi la mascherina ad esso e la avvitiamo al case con i perni, sempre con la ventola rivolta verso il basso. Restano ancora pochi passaggi da effettuare. Installiamo adesso la scheda grafica, svitando prima di tutto due slot PCI Express sul case e poi posizionando la scheda grafica fin quando non sentiamo un click di avvenuto aggancio. Passiamo ora alla sistemazione dei cavi all'interno del case. Colleghiamo prima il cavo SATA per l'hard disk, fissandolo ai tanti supporti predisposti nel case. Poi colleghiamo il connettore per la scheda madre e quello della CPU, mantenendo sempre puliti i passaggi dei cavi, facendoli passare dal retro, dato che oggi tutti i case hanno la possibilità di un ampio cable management. Facciamo passare internamente il cavo di alimentazione per la GPU e poi colleghiamo l'hard disk. Infine i connettori audio, USB e dei pulsanti del case alla scheda madre. L'assemblaggio è completo, ora non resta che chiudere la paratia laterale del case, passare al collegamento delle periferiche e sperare che il computer si accenda così da poter installare il sistema operativo e procedere all'utilizzo del PC. Come potete vedere, l'assemblaggio è terminato. Sono soddisfattissimo di questa configurazione perché il case è davvero minimal, le componenti all'interno sono davvero belli. Vi lascio a fine video qualche ripresa del computer acceso. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale per ulteriori video. Ci vediamo, ciao a tutti!